facciamo una nuova pasta di silicone, quella per alimenti. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Dopo il grande successo riscosso dalla pasta di silicone per fare i calchi, ho deciso di proporvi una pasta di silicone, sempre sì, che può essere utilizzata in ambito creativo, ma che è adatta, adattissima per gli alimenti. Potrete creare dei timbri per i biscotti, delle formine per i cioccolatini, delle formine per tutte le preparazioni a fredde. Effettivamente, forse a seconda del silicone che usate, potete preparare anche delle formine per il forno. Però io non so, il mio silicone questo non lo consentiva e non so che siliconi esistano in commercio. Però con questa pasta di silicone tutti gli alimenti potranno venire a contatto con i vostri stampi e quindi creare delle creazioni veramente golose. Io oggi preparerò insieme a voi la pasta di silicone, che si differenzia leggermente dalla ricetta della pasta di silicone comune, quella per le creazioni, per i DIY per intenderci, quindi per non per alimenti, e vi farò soprattutto vedere come creare dei timbri a stampo per creare i biscotti. I biscotti in questione sono dei biscotti buonissimi, gli Oreo e i Ringo, perché sì ragazzi, alcuni biscotti, se non hanno la forma originale, anche se hanno lo stesso sapore, non rendono bene. Quindi adesso con questa pasta di silicone potremo creare tutti i nostri snack preferiti proprio con la stessa forma. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si crea questa pasta di silicone. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra pasta di silicone edibile, quindi per alimenti. L'elemento fondamentale per fare questa pasta di silicone è il silicone per uso alimentare. È un silicone sigillante comunque, speciale, acqua potabile e contatto con alimenti. Di conseguenza mantiene l'acqua potabile quando si inserisce in oggetti fatti con questo silicone e mantiene gli alimenti non velenosi quando viene a contatto con esso. Costa di più rispetto al solito silicone che si aggira intorno ai 3 euro, questo lo trovate con un prezzo che oscilla dai 9 agli 11 euro, ma ovviamente se vogliamo fare degli stampi per cioccolatini, per biscotti o per quello che ci pare, servirà necessariamente questo. Dopodiché, per la nostra pasta di silicone servirà, come al solito, o la fecola di patate o l'amido di mais. Non mi chiedete se si può mettere anche la farina, perché la risposta è no. La texture viene troppo granulosa e quindi la forma che poi viene impressa viene più imprecisa. Se vogliamo fare forme precise dobbiamo avere una texture molto sottile del nostro silicone. Qualche goccia di olio di semi, un qualunque olio di semi che abbiamo a casa. Olio di semi di girasole, olio di semi di arachide, quello che volete. L'importante è che sia un olio che si usa in cucina, anche olio di oliva. Poi, per invece fare i timbri dei nostri biscotti, io oggi farò con voi il timbro del Ringo e il timbro degli Oreo. Prenderemo un biscotto Ringo e un biscotto Oreo, ovviamente, e poi ci occorrerà un foglio di acetato. Anche qui l'acetato c'è sia per alimenti che per cartolerie, insomma. Questo è un foglio di acetato per alimenti che a vista non si differisce minimamente da quello per alimenti. Per intenderci, è quello che si mette come giro torta molto spesso nei cheesecake, nelle mousse. Ma per quello che dobbiamo fare noi, badate bene, può andare bene anche un foglio di acetato comune, perché tanto non dovrà stare a contatto con l'alimento, ci servirà solamente per dar forma al timbro. Sempre per i timbri dei biscotti ci serviranno dei tappi. Io uso i tappi del tè perché sono abbastanza grandi da riprendere tutta la circonferenza del biscotto, quindi creare una pressione omogenea su tutta la superficie, e soprattutto sono in plastica per alimenti, quindi armeggiandoli in cucina voglio avere un oggettino che sia tutto per alimenti. Ci servirà anche una pinzatrice e un paio di forbici e un contenitore, e cominciamo subito. Per questa pasta di silicone la proporzione è di una parte di silicone e due parti di fecola di patate. Per parti, però, cosa si intende? Non lo stesso, il doppio del peso, non il peso 2,5 volte, ma il volume 2,5 volte. Quindi non ci interessa che il peso sia 2,5 volte del silicone, ma ci interessa più o meno che il volume sia 2,5 volte. Quindi 1
2,5, ok? E 3-4 gocce di olio di semi. A questo punto buttiamo il nostro amido sul silicone e cominciamo a farlo inglobare. Quindi l'amido deve essere tutto fagocitato dal silicone, inglobato dal silicone. Quando il silicone avrà fatto panetto e schiacciandolo, facendolo diventare sottile sottile, non rimarrà appiccicato alle nostre dita, allora sarà pronto. E state sereni che ve ne accorgerete perché avrà inglobato tutto l'amido che vi ho detto di mettere. Ok, il nostro amido è finito ed il nostro panetto è pronto. Cosa faccio? Prendo dell'altro amido di mais, lo stendo sul piano da lavoro, così procuro un mattarello, se avete quelli in silicone è proprio perfetto, è il momento dell'acetato. Prendo una striscia di acetato per ogni circonferenza di biscotto, qui ho l'Oreo e il Ringo che hanno due circonferenze diverse, e taglio una striscia alta circa 2 cm, una per gli Oreo e una per i Ringo. Prendo la circonferenza del biscottino, così, avvolgendo l'acetato attorno, così, e fisso con una graffettina. Quindi taglio l'eccesso. Ed ecco qui che ho una sorta di coppa pasta con cui poter tagliare il silicone. Capite bene che non ci interessa minimamente, quindi, che sia silicone alimentare, perché non dovrà stare a contatto con i nostri biscotti. Adesso prendo il mio panettino, piano piano creo una superficie bella liscia, così. Cosa faccio? Prendo il mio biscotto e lo presso. Faccio una bella pressione uniforme, quello di sopra si romperà sicuramente, non è importante, l'importante è che non si rompa quello di sotto. Quindi prendo il coppapasta della misura del Ringo e lo inserisco. Voilà! Tolgo l'eccesso, che non ci interessa, schiaccio ancora un po', ben bene, in modo che l'orma del nostro Ringo sia ben impressa e che la pasta non si splatti e che il silicone non si splatti diventando troppo sottile il timbro, perché oramai è fermata dal nostro acetato. È arrivata a questo punto, tenendo dalla parte del biscotto e non dalla parte del silicone, perché se no lo ammaccchereste, sganciate l'acetato e fatelo asciugare così per circa 6 ore. Ci vediamo alla fine dell'asciugatura. Ok, passate le 5-6 ore, attaccate la pistola a caldo e recuperate i tappi, perché è il momento della verità. Allora, prendiamo i nostri biscotti, non sono passate da me 5-6 ore, però ne sono passate circa 2,5-3, e tiriamo via, voilà, il biscotto, e come vedete l'orma dei Ringo c'è tutta. Ma c'è anche questo bordino. Con un paio di forbici si fa presto ad eliminarlo e il timbro è perfetto. Ora bisogna solo lavarlo con acqua e sapone per togliere questi residui di briciole, ovviamente. Però prima facciamo la stessa cosa con l'Oreo. Voilà! Qui l'Oreo si è rotto ed è venuta anche la crepa della rottura, e va bene, dai, faremo Oreo con la crepa. Ok, fatto il bagnetto ai miei stampini, nell'Oreo c'è anche ancora qualche residuo, ma mi interessa poco per adesso, poi lo laverò quando il silicone sarà del tutto asciutto. Voi fatelo questo lavoro quando è del tutto asciutto, a me premeva soprattutto lavare il retro, e ora capirete il perché, vado a formare i miei timbrini. E allora, niente di più semplice, colla a caldo, e appiccico.
è il mio timbro a stampo e pronto. Ed ecco pronti i nostri due timbri edibili per timbrare tantissimi biscotti. Poi vi farò vedere come fare su due cuori e una cappa. Bene, ecco i nostri timbri. Sbizzarrite la creatività anche in cucina con Arte per Te. E allora, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Di silicone, pensate che bei regali potrete fare a Natale. Io per esempio ho fatto anche il calco di una testa d'angelo con le ali, che vorrò riempire poi di cioccolato per creare dei dolci pensieri per il mio Natale. Sono sempre dei pensieri creativi, delle piccole sculturine fatte proprio in toto con le nostre mani. E poi i timbri dei Ringo e degli Oreo li vedrete presto sul mio canale di cucina Due Cuori Una Cappa, in cui vi invito perché ci sono tante ricette buonissime e golosissime da gustare insieme. Bene, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, modellatemi un bel pollice in su con una pasta di silicone edibile e condividetelo sulla vostra pagina Facebook, e soprattutto cercatemi su Facebook, su Instagram, ovunque cercate Arte per Te e mi troverete. Vi aspetto anche sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa. I link sempre qua sotto nel box informazioni. Leggete sempre il box informazioni. Qualunque domanda voi vi stiate ponendo sulla realizzazione di questa pasta modellabile, nel box informazioni trovate al 90% la risposta. Bene ragazzi, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ciao, alla prossima!